Analizziamo oggi i dati dell'osservatorio sulla componentistica automotive realizzato dalla Camera di Commercio di Torino con Anfia. Sono dati relativi al 2021, quindi sono dati positivi per un rimbalzo anche dopo il periodo pandemico del 2020. È molto importante vedere questo dato anche insieme a quello del 2022, dove ci sono grandissime incertezze che stanno arrivando sulle nostre aziende, dai costi dell'energia alla difficoltà di reperire della componentistica, il tema dei microchip per esempio. Un grande cambiamento sia economico in corso, ma anche tecnologico, non solo da quest'anno, sul cambiamento della mobilità, quindi la trazione da trazione tradizionale a trazione elettrica ibrida, e quindi che vede ancora però molte aziende del nostro territorio impegnate sulla trazione tradizionale, benzina o diesel. Questo avrà sicuramente un impatto sia sulle aziende che sull'occupazione.